Ciao ragazzi, buona serata. Allora, vi porto un piccolo aggiornamento di NT Mobile. Vi ricordate che 3-4 giorni fa ho fatto un video parlando di NT Mobile e delle sue offerte buone, ok? E vi ricordate anche che vi ho detto che non ero sicuro riguardo all'hotspot se era incluso o no, ok? Perché molti dicevano che non era incluso, a parte quello che magari andava bene, ok? Però l'hotspot è comunque la sua importanza, no? Siccome non era accennato in nessun tipo di offerta, né scritto né menzionato, in linea di massimo non è quasi mai scritto hotspot incluso. Anzi, beh, in realtà in molti operatori c'è scritto nella brochure in basso. Però non tutti lo scrivono, ma perché magari è sottinteso che è incluso. In sto caso, siccome tempo fa un utente del canale mi aveva parlato questa cosa qua di T-Mobile, forse ancora uno dei primi video che ho fatto, mi diceva appunto questa cosa qua che non c'è incluso hotspot. Bene, un mio amico ho fatto l'offerta quella, la Plus più, quella annuale, no? Che costa 30 euro più 10, 40 euro, insomma, e 2,50 euro al mese hai, perché è diviso 8 mesi, per come se pagassi 2,50 euro hai 30 giga, minuti e messaggio consumo, mi pare, minuti però limitati, tra virgolette. E il prezzo era buono, però le ho detto anche a mio amico, come ho detto anche a voi, che non ero sicuro riguardo lo spot. Il mio amico è arrivato oggi da SIM e ha detto che ha provato un attimo la velocità, veloce così, e non va all'hotspot. Cioè l'ho attivi, ma sembra che non condivida la connessione. Io adesso faccio una domanda a voi. Se qualcuno di voi avesse NT Mobile, no? Io vi chiedo, è vera questa cosa? Perché ha detto, poi vi aggiornerò nel prossimo video. Adesso è un video veloce. Così nel caso in cui voleste comprarla, vi invito magari a aspettare qualche giorno finché io non vado dal mio amico e vediamo insieme se è veramente così, che magari c'è qualche configurazione da fare e magari ecco vediamo insieme io e lui se riusciamo a farla. Nel caso in cui ci fossero aggiornamenti positivamente, nel fatto che, anzi no, in ogni caso vi porto un video, in ogni caso, o meglio, non ha senso che vi porto un video se è così. Allora, facciamo così. Se voi non vedete altri video entro fine settimana, cioè entro domenica, che parlano di questo problema qui, dicendo no, siamo riusciti a configurarlo, in realtà funziona, significa che non va l'hotspot. Quindi valutate bene l'offerta. È comunque buona, ok? 2,50 euro, comunque 30 giga. Uno dice che non usa tanto l'hotspot, tanto ipotizziamo uno va a casa e lavoro. A lavoro non uso il telefono, quando lo uso non uso l'hotspot, giusto? Però quelle volte magari non va in vacanza, è anche vero, uno dice mi prendo una SIM, lo metto in router portatile, e quel mese lì di vacanza, l'estate, uso lo spot, uso voi, e anche quello è vero. Beh, è comunque buona l'offerta e nessuno può dire questo. Ho chiesto a un amico di provarlo nei prossimi giorni e poi vi aggiornerò, che okay? Farò un video magari a riguardo in cui vi porto l'esperienza sua. Probabilmente la farò anch'io, okay? La metterò al posto di quella di Homobile. Io ho ancora l'offerta di Homobile a 5,99 che dà 70 giga ancora. E avrà un paio d'anni, penso, quell'offerta lì. Ogni tanto la rinnovo un paio, due o tre volte l'anno. Però in questo caso, perché comunque ho spuso come primario, che lo rinnovo quelle volte, magari vado in zone che Win 3 prende meno, allora rinnovo Mobile, così switchano da una parte all'altra. Bisogna capire il discorso però di questo NT Mobile com'è, perché nei prossimi giorni vi aggiornerò. Ecco, vi stavo dicendo appunto, l'hotspot sembra che lui non funzioni, cioè lo può attivare, si collega con un tab o qualsiasi cosa, ma non va la connessione. Ed era il motivo che vi avevo invitato a attendere le mie notizie. Io ve l'ho portata subito questa notizia, anche se la notizia magari è prematura, potrebbe essere, come no, in almeno così chi lo vuole fare, se magari si ferma un attimo dicendo beh, aspettiamo qualche giorno, magari Daniele fine settimana fa un bel video in cui vi dice sì, è fattibile, no, non è fattibile, sì, va ma con restrizioni. Sì, va a pagamento. Lui dice che non ha pagato niente, ma che non va però. Vediamo un attimo come fare. Magari se riesco faccio anche una chiamata al servizio clienti di Mobile, sarebbe la cosa migliore insomma. È però come presentimento che non sia incluso. Però è un peccato se pensate. Penso che sia l'unico operatore al momento, non al mondo, ma in Italia, a non dare l'hotspot. Però è anche vero che è l'unico operatore ad aver dato 2,50 euro 30 giga che nella storia della telefonia non è mai successo fin adesso. E su quello bisogna darne atto, no? Bisogna capire come funzionerà nell'uso normale NT Mobile. Infatti,
Adesso mi dico, fatalità, il mio amico oggi è arrivato il telefono nuovo e la SIM al stesso giorno. Quindi sono stati anche veloci in realtà a farla, perché lui l'ha fatta, mi pare, venerdì. Quando l'ho fatto il video? Venerdì, mi pare, dovrei guardare. Quindi ha fatto l'acquisto lo stesso giorno, sì, ho fatto il video, mi pare, giovedì, venerdì. È arrivata oggi, quindi comunque sono stati anche veloci, tutto sommato. Non so con è arrivato. Magari quando lo vedo vi porto un resoconto, ok? E con l'appunto faccio anche una chiamata a servizio clienti, magari chiedo se possiamo fare una chiamata insieme e gli chiedo il discorso dell'hotspot, ma secondo me ho paura che non sia incluso. Speriamo che lo sia, o che magari c'è, perché ad esempio cos'era? Ho mobile, è sempre anche ho mobile che devi configurare in due modi, cioè se lo configuro in un modo non va l'hotspot, giusto? E se lo configuro nell'altro APN va anche l'hotspot. Potrebbe essere una cosa del genere anche, bisogna capire. Vi aggiornerò a breve. Se funziona, io passo la mia seconda SIM di HomeBuy a NT Mobile perché la voglio. L'unica mia domanda è, questa offerta qua, dopo un anno, scade? È rinnovabile? Cambia prezzo? Per quello voglio cogliere l'occasione col mio amico, in settimana, fine settimana, quando lo vedo, forse venerdì o mercoledì, dipende dalla settimana lavorativa. Di chiamare l'operatore e chiedere, questa offerta qua ha una durata di un anno, è ok, vabbè. Ma dopo un anno è rinnovabile, stai pagando 30 euro, 40 euro per questa attivazione, oppure cambia prezzo, oppure va a scadere. Perché vi ricordate che anche Optima Mobile tempo fa, però là c'era proprio specificato un anno e dopo scadeva, vi ricordate? In sto caso non c'è specificato, quindi in teoria un anno, dopo un anno ancora, un anno ancora e così via. Vedremo, dai, vedremo, vi terrò informati e vediamo un po' come va. Io ci spero tanto che vada bene che sia comprato l'hotspot, perché se così fosse la faccio sì la SIM. Ragazzi, cioè, sempre che sia incluso l'hotspot e che vada bene nell'uso generale e che ovviamente dopo un anno io possa rinnovarla, a meno di avere un anno, un anno, un anno, un anno. Cioè, voi capite cosa intendo dire? Per così facendo è buona. Se invece va a scadere, ha senso quello che ha senso, no? Potrebbe essere che dopo un anno passa a maggioranza del prezzo. Bisognerebbe vedere un attimo la brochure. Non l'ho letto bene il contratto, ok? Vorrei un attimo capire questa cosa qua. Bene, detto questo, direi che ho detto anche troppo. Insomma, era un piccolo video che volevo fare, invece siamo già a 8 minuti. E se avete domande, dubbi, chiarimenti, volentieri sono qua, ragazzi. Magari parliamo anche insieme, se avete anche voi NT Mobile o avete amici che l'hanno avuto. Parlatemi di questa cosa qua dell'hotspot, qua magari nei commenti, in modo che possa capire meglio. Comunque io a fine settimana con il mio amico verifico di persona, ok? Però sapete, no? Più riscontri di persona è meglio di una persona. Bene, detto questo, ragazzi, vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona serata, spero il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video con le persone a beccare, lasciate un bel pollice in su, mi raccomando, è molto importante perché supportate il canale, non vi dimenticatevi per favore. E niente, se avete amici a portare in canale, volentieri. E dubbi, chiarimenti, qualsiasi cosa, volentieri sono qua. E grazie di tutto, vi auguro una buona cena. Io ho già finito di cenare, già finito di lavare i piatti e già finito di preparare il pranzo che per domani lavoro. Ad ogni modo, buona serata a tutti e grazie ancora per la visione. Ciao ciao.